Posizionati per la battaglia. Più vedrai crescere le difficoltà, più dovrai riconoscere l'autorità che il cielo ti ha dato. È il tempo dove Dio ti innalza perché domini sulle circostanze. Chiesa, sei stata creata per un tempo come questo. Le porte dell'inferno non potranno vincerti. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale. Il tema della mia predica oggi è: non tutto è come sembra. Una prospettiva profetica della parola di Dio. Dite con me: non tutto è come sembra. Quante volte abbiamo vissuto delle circostanze, situazioni con degli amici, in famiglia, dove ti sembrava in un modo e quando hai capito quello che c'era dietro hai cambiato idea? Quante volte magari guardiamo le persone e diciamo che faccia d'antipatico, e poi vieni a sapere che ha quella faccia d'antipatico perché, non lo so, gli hanno dato una brutta notizia quel giorno e quindi ti penti di dire: ecco, pure ha detto che aveva la faccia d'antipatico. Ho ascoltato una storia che è stata, dicono, negli Stati Uniti, non so se è vero o meno, ma credo sia vera, perché dalla persona che ho ascoltato mi sembra vero, dove diceva che c'era questo treno in America, e in questo treno in America c'era quest'uomo con due bambini in braccio, e questi bambini continuavano a far casino. Chissà che quando è tuo figlio che sta facendo rumore tu non lo ascolti, e invece quando è il figlio dell'altro, chi lo sa, i genitori lo sanno, perché a volte tu sei con un genitore e dici: sta gridando, guarda, dice: perché davvero sta gridando? E perché dice questo? Perché non se ne accorgi, perché i genitori in genere non se ne accorgono, vero? Sei così abituato a questo bambino che piange sempre, che magari fa casino, che per te è normale il rumore. Mentre gli altri, quando è il figlio degli altri, com'è che siamo? Pensa in aereo. Quando già ti siedi, fai un volo lungo e ti siedi vicino dove sono i bambini, inizi a dire: oddio. Perché prima o poi, in 12 ore di volo, prima o poi quel bambino, per più santo che sia, piangerà, avrà fame, vuoi fare la cacca, e già stai male all'idea. E poi quando c'è uno, perché sapete che nei voli a volte ci si chiudono l'orecchio per via della pressione, chi ha mai vissuto questo? Che è orribile. A volte succede anche ai bambini, infatti penso che sapete che quando avete i bambini in aereo dovete dargli qualcosa da ciucciare per non avere male all'orecchio, no? I genitori attenti lo sanno. E a volte il bambino ha questo mal d'orecchio e quindi spara a piangere. E sono tutti lì che, invece di dire poverino, cosa diciamo? Ma che pacco, questo qua che non smette di piangere. Comunque raccontano questa storia di quest'uomo che quindi ha una bambina in un braccio, in un altro, continua a piangere, e poi c'è sempre lo stupido di turno in ogni gruppo, vero? E quindi si alza lo stupido di turno dicendo: e allora fai qualcosa perché questi bambini smettono di piangere, eccetera eccetera. E mentre stanno dicendo questo, insomma, altri che concordano non avevano il coraggio di dire, però dicono: eh sì, però dai. E quest'uomo si ferma e dice: io vi chiedo perdono, io non so gestire questi bambini, io non ho mai curato direttamente, ho sempre lavorato, mia moglie che li cura, e mia moglie è morta nell'altro vagone, la stiamo portando a casa. Allora, potete immaginare che da quel lamento com'è cambiata la storia? Che si alza uno e dice: ti aiuto io, non preoccuparti, io sono una mamma, no anch'io. Ed un tratto tutti quelli che erano arrabbiati diventano bravi e buoni dicendo: ti aiuto, fagli piangere, non importa, sono bimbi. Giusto, posso immaginare come la scena, quando tu sai quello che c'è dietro a ogni situazione, quando tu comprendi una storia davvero, come il quadro cambia, e anche noi, conoscendo il quadro, cambiamo. Chi ha già vissuto questo, magari in situazioni diverse, che dici una cosa o piuttosto pensi che quella persona è così, o magari, non lo so, giudichi qualcuno, e quando vieni a sapere davvero come stanno le cose, la tua prospettiva cambia, sì o no? Sì o no? E io voglio parlarvi della Bibbia, di alcune prospettive che cambiano, perché Dio è Dio e Lui lavora in modo che le prospettive cambino. Per esempio, quando voglio farvi vedere alcune cose che sono profetiche, che tu guardi in un modo, ma Dio vuole dare un altro messaggio, se tu conosci un po' più profondamente, tu capisci che altro messaggio.
tutta la Bibbia parla in modo profetico. Dite com'è, tutta la Bibbia parla in modo profetico. La Bibbia ha una prospettiva profetica. Molte volte in un passaggio, in una storia, Dio ti vuole dire altre cose. Per questo che si dice che la Bibbia spiega se stessa. E in tutta la Bibbia, in qualche modo, Dio mette dentro Gesù. In tutta la Bibbia c'è una prospettiva di Gesù che viene a salvare il mondo, e tu lo trovi in vari luoghi, in modi diversi, dei quasi messaggi subliminari di Dio che sta preparando il suo popolo perché arriva il Messia. Amen. Per esempio, quando noi vediamo la creazione del mondo, e vediamo Adamo ed Eva. E quando tu pensi ad Adamo ed Eva, noi pensiamo a cosa? Pensa alla storia di Adamo ed Eva. Cosa pensi? Pensi, ok, Dio ha tolto la donna dal costato di Gesù. Allora, pensiamo un attimo. Dio è Dio, giusto? Può fare quello che vuole, giusto? Non poteva creare due pupazzi direttamente, poi soffiarli nelle narici e diventavano uomo e donna? Poteva o non poteva? Non poteva subito fare così. Venivano fuori due pupazzi, faceva lì dalla terra, e poi soffiava sulle narici di uno, narici di due, e vi diceva: questo è l'uomo e questa è la donna. Perché non lo ha fatto? Perché Dio stava già parlando in modo profetico. Guardate, la Bibbia dice che togli la donna dal costato. Se tu vai a vedere nel Nuovo Testamento, in Giovanni 19:34 dice così: ma uno dei soldati gli forò il costato con una lancia e subito ne uscì acqua e sangue. In prima Giovanni 5:6-8 dice così: egli è colui che è venuto con l'acqua e sangue, cioè Gesù Cristo, non con acqua soltanto, ma con acqua e sangue, ed è lo Spirito che ne rende testimonianza, perché lo Spirito è verità. Poiché tre sono quelli che rendono testimonianza: lo Spirito, l'acqua e sangue, i tre sono concordi. In questo contesto sta parlando della morte di Gesù e dicendo che lo Spirito, l'acqua e il sangue sono, è il momento dove nasce la redenzione. E quando nasce la redenzione, nel momento del costato, lì nasce la Chiesa. Quindi già in Genesi, quando Dio fa l'uomo e da qua toglie una costola, lui sta già dicendo che la Chiesa sarebbe stata tirata fuori da Gesù stesso. Guardate come Dio sta sempre puntando sulla visione di Gesù. E a volte, se guardi solo così e non conosci tutta la Bibbia, non riesci a fare una connessione giusta. Ma lui stava già dicendo: la mia Chiesa, la mia sposa, perché così era Eva per Gesù, uscirà dal mio costato, uscirà dalla mia morte. Vedete che per togliere la donna dal costato dell'uomo, Dio addormenta Adamo, che è un segno della morte di Gesù. Quando Gesù muore, nasce la Chiesa, e la Chiesa cammina con Cristo. Amen. Se noi guardiamo invece, per esempio, un altro passaggio che amo molto, immaginiamo anche Mosè. Allora, noi sappiamo che Mosè fugge dall'Egitto perché uccide un uomo, no? Sappiamo che poi lui diventa l'uomo più mansueto della terra. Questo vuol dire che tutti noi abbiamo speranza. Perché se uno da assassino violento diventa l'uomo più mansueto della terra, di alla persona che è vicino a te: anche tu hai speranza. Tutti noi ce l'abbiamo. Amen. Tutti noi abbiamo speranza, perché Dio è Dio. Io mi ricordo una volta il pastore Diana, era un momento difficile nella sua vita, e lei entra dicendo: pastore, ce la posso fare. E io mi metto a ridere e dico: hai avuto la rivelazione? E lei dice che stava ascoltando una predica della moglie di John Bevere, Lisa Bevere, che diceva che John, oggi loro parlano alle famiglie, sono due predicatori famosi nel mondo, dice che lui la picchiava addirittura quando era arrabbiato. Questo è detto da lui anche. E quindi lei dice: mio marito non mi ha mai picchiato, ce la possiamo fare. Quindi sempre quando hai un'idea di qualcosa che può succedere, ovviamente trasferisci questo a te. Quindi Mosè, che poi diventa l'uomo più mansueto della terra, sappiamo che scappa, va a vivere a Midian o Madian,
e conosce là un uomo, Jetro, si sposa con una donna, Zippora, che era il suo nome, o Sefora, dipende dalla traduzione, e sappiamo che lui diventa tipo una specie di pastore, e a un certo punto si brucia un pruno, quello che viene chiamato il pruno ardente. Chi si ricorda di questa storia? Ok, 4 persone che leggono la Bibbia. Allora, in Esodo 3 dall'1 al 2 noi vedremo che Mosè ha questa chiamata. Dice così: Mosè pascolava il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e guidando il gregge oltre il deserto giunse alla montagna di Dio, a Horeb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo al pruno. Mosè guardò ed ecco il pruno era tutto in fiamma ma non si consumava. Dite com'è, il pruno era in fiamma ma non si consumava. Di nuovo, il pruno ma non si consumava. Quindi lui vede questo albero che continua a bruciare ma non si spegne, ma non si consuma, ma non muore. Poi lui fa tutta una lotta con Dio, manda un altro, c'ho paura, non so parlare, eccetera. E quando lui accetta la chiamata di Dio, lui va a dire a suo suocero, in Esodo 4:18, quello che ha visto. E guarda cosa dice Mosè. Allora Mosè se ne andò, tornò da Jetro, suo suocero, e gli disse... Non è che gli disse, mi bruciava il pruno, Dio mi ha mandato a parlare agli schiavi ebrei. Lui dice così: lascia che io vada e ritorni dai miei fratelli che sono in Egitto e, dite com'è, e veda se sono ancora vivi. Ma Dio non aveva detto vai a salvare il popolo? Ma lui dice, io devo andare lì per vedere se sono ancora vivi. Vedete, il pruno ardente rappresentava il popolo di Israele, che per 430 anni era in schiavitù, era nel fuoco, ma non si consumava. Per questo la prima idea, lui dice, vado lì a vedere se non si sono consumati. Dietro alla parola di Dio ci sono sempre delle cose da scoprire. Quelle persone siamo noi, quel pruno sono io, e sei tu. Che qualsiasi cosa succeda, questo è il popolo di Dio, vive il martirio, vive le difficoltà, ma non si consuma. Vive, passa in mezzo al fuoco, infatti dice passerai in mezzo al fuoco, ma non ti brucerai. In Isaia dice le acque ti sommergeranno, ma tu non annegherai. Tu passerai in mezzo al fuoco, tu ti brucerai, sembra che ti stai bruciando, ma non ti bruci. E quel pruno sono io e te, rappresenta la Chiesa di Gesù, che qualsiasi cosa succeda nella nostra vita, noi rimaniamo vivi, in piedi e pieni di forza in Cristo Gesù. Amen. E quindi guardando da un'altra prospettiva, tu non vedi solo un pruno ardente. Tu vedi ognuno di noi in quel momento rappresentava il popolo di Israele, ma può rappresentare me e te. Qualsiasi cosa succeda, noi siamo il popolo che rimane in piedi. Noi siamo il popolo che cammina nel fuoco, che cammina nelle acque profonde, ma noi non ci pieghiamo, ma noi non demordiamo. Noi siamo il popolo più forte della terra. Amen. Voi sapete che oggi, quando studi la persecuzione nel mondo, ogni 10 persone morte per persecuzione religiosa, 8-9 sono cristiani, non sono di nessun'altra religione, perché noi siamo nati per resistere al fuoco, al martirio, al dolore, perché Cristo in noi è speranza di gloria. Amen. Dì alla persona che è vicino a te, tu sei più forte di quanto immagini, perché tu hai il DNA di Gesù, tu hai il DNA del popolo di Dio che brucia ma non vieni bruciato. Amen. Un fuoco che non si spegne. E adesso voglio vedere un'altra, ho raccontato questo per arrivare a un'altra prospettiva, e voglio arrivare al libro di Giobbe e vedere il libro di Giobbe da una prospettiva diversa da quella che in genere vediamo. Siamo pronti? Leggiamo insieme Giobbe 1 dal 6 al 12. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana viene anche lì in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fuga il male. Satana rispose al Signore: è forse per nulla che Giobbe teme Dio?
Non lo hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani, il suo bestiame, ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano e tocca quanto li possiedi e vedrai se non ti rinega in faccia. Il Signore disse a Satana: ebbene, tutto quello che possiedi è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Quando noi leggiamo la storia di Giobbe, soprattutto i non credenti, da una prospettiva solo umana guardando il libro, cosa pensi? Cos'è la domanda che fanno in genere i credenti? È: ma Dio si mette a giocare con la vita di un uomo? E sembra che il diavolo tiri da una parte e sia una specie di scommessa. Chi ha mai guardato questo libro pensando che Dio stava scommettendo con il diavolo? Sembra che Dio faccia una scommessa con il diavolo dicendo: vediamo, io apposto in Giobbe, e l'altro dice invece io apposto il contrario, quest'uomo non avverrà. Se tu guardi da una prospettiva solo da quello che leggi e non comprendi questo libro, può sembrare questo. Allora, Giobbe è un libro che ha 42 capitoli. Giobbe fa 16 domande a Dio del perché delle cose e Dio risponde con il silenzio. Avete mai fatto delle domande e qualcuno invece di rispondere è stato in silenzio? Dio risponde con il silenzio e quando risponde, risponde con 70 domande. Quindi lui fa 16 domande, Dio fa silenzio e quando risponde, risponde con un'altra domanda. E quindi contro 16 perché, Dio risponde con 70 domande. In queste 70 domande lui dirà: dove eri Giobbe quando io costruivo il cielo, la terra? Dove eri quando facevo le montagne e i mari? Quando le stelle del cielo nella Bibbia è il nome per gli angeli. Quando gli angeli mi applaudivano. Io amo questo passaggio in Giobbe 32 perché adoro pensare Dio che crea il mondo e gli angeli che applaudono. Potete immaginare la prima volta che hanno visto tipo il sole che nasce? Potete immaginare la prima volta che vedono le acque, che guardano e dicono: è troppo bello, gli animali marini, gli alberi, i fiori. Pensa, perché la Bibbia dice che la terra prima era vuota, informe. Pensa quando Dio inizia a creare le cose, che meraviglia. E Dio inizia solo la risposta di Dio a Giobbe, erano delle domande che li facevano pensare. Ma quello che vi voglio dire è che lo scopo di questo libro non è una disputa tra Dio e il diavolo, perché non esisterebbe una disputa tra Dio e il diavolo. Dio è Dio e il diavolo è un angelo caduto chiamato l'antico serpente. Non esiste una lotta. Cosa Dio voleva far vedere con questo libro? Il libro di Giobbe è un libro che è stato scritto prima ancora della Genesi, è il libro più antico, anche se Adamo ed Eva sono venuti prima di Giobbe. Questo libro è il libro trovato più antico. Adesso voglio farvi vedere cosa dice qua la parola di Dio. Se voi notate, torna lì all'inizio del versetto, ecco qua. Vedete che dice: un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana viene come un nome proprio. Lo notate lì? Con la S grande, che sembra un nome proprio. Però non è vero che è un nome proprio, una traduzione sbagliata. Nell'ebraico, l'ebraico non è come il milanese. Per esempio, non esiste la Giovanna. Per l'ebraico esiste Giovanna. Non esiste il Marco. Sapete che a Milano abbiamo cambiato l'italiano e mi piace comunque, lo trovo divertente. Comunque non c'è il Giovanni, il Marco, la Paola, il Francesco. C'è Francesco, Paolo, Marco. E qua noi troviamo un articolo davanti al nome Satana. Sarebbe il Satana. Quindi non è un nome proprio, ma è la funzione della persona. E la parola Satana veniva usato, mi dispiace per gli avvocati, ma per tutte le persone che erano avvocati d'accusa. Infatti questo libro è un libro giuridico, è stato studiato per molti anni come un libro giuridico. Perché? Perché non è come oggi che noi abbiamo l'avvocato di difesa, l'avvocato d'accusa e il giudice. All'epoca, se le persone ti avevano fatto qualcosa, quindi mi hanno derubato, mi hanno buttato fuoco nella casa, mi hanno rubato un buoi,
tu lo vedrai anche nell'epoca di Mosè, questo in tutto l'Antico Testamento un po' è questo, ed erano i re che decidevano le cause. Se tu vedi Davide o tutti gli altri, la gente portava le cause davanti ai re nell'epoca dei re. Nell'epoca di Mosè portavano davanti a Mosè, vi ricordate che Mosè era anche stanco, che ascoltava gente e quelle, che cosa ascoltava? Mi ha rubato la pecora, mi ha preso il coso, mio marito mi ha picchiato. E Mosè applicava, poi dava dei consigli secondo la legge che Dio gli aveva dato. Quindi in questo caso, ai tempi della Bibbia, se qualcuno mi aveva fatto un torto, non c'era il promotore che andava lì a dire che cos'era, ma c'ero io che andavo e dicevo: Pinco Pallo mi ha rubato una pecora, io voglio la mia pecora. Quella persona veniva chiamato l'accusatore e il nome era Satan in ebraico, che quello è Satana, che letteralmente vuol dire l'accusatore. Quindi qua noi troviamo un avvocato d'accusa. Allora, se noi torniamo lì al passaggio, torna lì a Giobbe. Un giorno i figli di Dio, che è la parola per angeli, vengono a presentarsi davanti al Signore e non una persona, ma l'accusatore. Quindi lui non viene come il serpente antico e basta, perché questo è il suo nome nella Bibbia, il suo nome originale è il serpente antico. Poi gli sono stati dati dei nomi come diavolo, che la parola diavolo vuol dire buttato giù, no? E piuttosto Lucifero, che era un angelo di luce, non appare direttamente la parola Lucifero nella Bibbia. Quindi vieni l'accusatore, vieni il promotore, vieni l'avvocato d'accusa davanti a Dio per dire qualcosa. Prima Dio gli dice da dove viene, lo guardate lì. Quando dice da dove vieni, questa parola è mi ai tavo, che vuol dire cosa ci fai qui? E questo è un modo divertente, quasi come quando prendiamo in giro qualcuno o quando troviamo qualcuno in un luogo e quella persona non doveva. Sai quando trovi un amico e dici: ma tu cosa ci fai qui? Ecco, questa parola esattamente nell'ebraico, che è mi ai tavo, tavo, è: ma tu cosa ci fai qui? Tipo, tu non ci dovevi essere qui, cosa sei venuto a fare? Vieni tradotto in questo modo. E lì quando dice vieni anch'egli a presentarsi, guardate che dice Satana, vieni anch'egli a presentarsi in mezzo a loro. Questa parola, che in ebraico è gam ha satam, è un modo ironico, come per dire: pensa te che quando sono venuti gli angeli di Dio a presentarsi davanti a lui, è venuto anche l'accusatore. Pensa a te. E Dio gli dice: ma tu cosa ci fai qui? Tipo, qua non è il tuo posto. Amen? Fino qua ci siete? E lui dice: guarda, sono dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Dove, da dove vieni? E l'accusatore dice: sono venuto dal percorrere la terra e passeggiare per questa. Allora, guardiamo un attimo nel contesto biblico. Dio nel giardino dell'Eden, Dio passeggiava nel giardino dell'Eden. Perché passeggiava? Perché voleva controllare il giardino, giusto? E lì poi vedi l'uomo e la donna che sono coperti e non sono più nudi. Quando noi vediamo nella storia di Davide e dice Davide passeggiava sul palazzo quando vide Barciba, e lo stesso modo, le stesse parole, passeggiare per è come controllare il mio regno. Quindi Davide controllava il suo regno e viene attirato da questa donna che fa il bagno, perché la sua casa era molto in alto. Dio passeggiava nel giardino per vedere come andava il giardino. E questa parola, quando Satana dirà vengo dal percorrere la terra e passeggiare in essa, è la stessa parola che viene usata quando il re controllavano il loro regno. Quindi lui sta dicendo a Dio: ho fatto un giro nel mio regno e ho visto. E allora Dio gli dice: ah, quindi hai visto anche il mio servo Giobbe? E lui gli dice: sì, ho visto il tuo servo Giobbe, ma penso che lui ti serva solo perché tu lo benedici troppo, se no anche lui sarebbe mio. Ricordiamoci che la Bibbia dice che l'uomo
quando dà il potere al diavolo, perché così la terra a chi appartiene? Oggi la terra a chi appartiene? L'uomo ha messo nelle mani di Satana, però apparteneva a Dio, giusto? Chi vive in una casa in affitto? Non è un male, puoi vivere in una casa in affitto, non è peccato. La proprietà della casa è tua? No. Però quando la proprietaria dà nelle tue mani quella casa, attraverso un contratto legale, la proprietaria di casa può entrare quando vuole e dire cambia questo divano perché non mi piace qui? No. Quindi la proprietà appartiene a una persona, ma in quel momento quella persona per un diritto legale l'ha messo nelle tue mani e tu fai quello che vuoi in quella casa, in accordo con il contratto. Quindi la terra e i cieli erano del Signore. La Bibbia dice i cieli sono i cieli del Signore. Ma la terra, lui, quindi la terra appartiene a Dio, lui l'ha data ai figli dell'uomo. Quindi noi siamo qua in affitto, giusto? Era tipo questo è nostro. E Dio dice questa terra io te la do, è mia proprietà, ma non te la sto solo affittando, no no, io te la sto dando. E quindi Dio dà la terra all'uomo. L'uomo cosa fa? La cede al diavolo. E dal momento che l'uomo ha ceduto al diavolo, lui può fare quello che vuole. Potrà solo smettere di fare quello che vuole se invece sta facendo qualcosa di male e il proprietario dirà ti faccio causa e me la rivoglio, giusto? Mi seguite fino a qua? Quindi in questo momento noi sappiamo che la terra era nelle mani del diavolo, per questo lui era in giro a guardare la terra. E noi sappiamo che è vero, perché quando Gesù è tentato, lui lo porta nel pinacolo del Tempio e gli dice così, se tu vuoi, tutti questi regni sono miei. Di chi sono? E non è che Gesù ha detto, figurati, non sono tuoi. E lui dice, e io lo do a chi? Voglio, l'uomo ha rimesso nelle mie mani, gestisco io. Allora, perché il diavolo va, l'accusatore va davanti al giudice a lamentarsi di cosa? Tutta la terra è mia, gli uomini sono nelle mie mani, c'è solo uno che non è nelle mie mani. E sai perché? Perché tu gli dai benedizioni, perché tu gli dai quello che lui vuole. E allora Dio non entra in una scommessa, Dio gli fa vedere, non c'è problema, puoi togliere tutto quest'uomo e io ti farò vedere che esistono delle persone che mi servono anche quando non hanno niente e che mi amano anche quando non hanno niente. Qua Dio ha voluto fare alcune cose. La prima ha voluto dimostrare a tutto il mondo, per questo ho lasciato questo libro, che anche se tutto il mondo fosse nell'inferno e ci fosse una persona che grida a Dio, lui avrebbe mandato Gesù per questa unica persona. Giobbe è una proiezione del peccatore, dei peccatori e di qualcuno che grida a Dio. Finché ci sarà una sola persona sulla terra che grida a Dio, anche per una sola persona Gesù sarebbe venuto e l'avrebbe salvato. Per una sola persona che grida a Dio e non importa che cosa ha e che cosa non è, che è fedele a Dio anche senza niente. Amen. Ed è interessante perché il diavolo viene buttato giù dal cielo e mai più potrà entrare dopo la morte di Gesù. Quindi fino a quel momento in realtà già nell'Eden Dio già l'aveva detto che non poteva rimanere in cielo. Per questo c'è questa ironia. Cosa ci fai qui? Come mai sei qui alla mia presenza? Ma dall'Apocalisse 12:9 dice un gran dragone, il serpente antico che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra e con lui furono gettati i suoi angeli. Mai più il diavolo ha potuto mettere il piede in cielo. Con la morte di Gesù mai più lui ha potuto mettere il piede in cielo. E con la morte di Gesù, Gesù riprende la terra che era di suo padre e rimette nelle mani dell'uomo. Ecco perché quando noi siamo in Cristo noi possiamo governare la terra.
Amen. Perché anche se il diavolo fa festa, non è più sua questa terra per diritto. Per diritto è tornata nelle mani dell'uomo. Per questo quello che noi leghiamo qua sulla terra è legato in cielo. L'autorità è stata rimessa nelle nostre mani. Amen. Quindi questo libro, se tu vai verso la fine, in Giobbe 42:1-6, dice così: allora Giobbe, già alla fine della storia, delle 70 domande che Dio gli fa, allora Giobbe rispose al Signore e disse: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di seguire il tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Se ne ho parlato, ma non lo capivo. Sono cose per me troppo meravigliose che io non conosco. Perché anche lui si è messo, noi a volte pensiamo, ah, ma Giobbe carino, la pazienza di Giobbe. Alcune volte Dio non ha ascoltato Giobbe, ma c'erano dei perché di Dio che sembrava che Dio fosse ingiusto, e alcune volte lui trattava Dio come ingiusto, ma Dio preferisce un cuore sincero che fa domande. Amen. Dio preferisce una persona sincera, perché Giobbe non faceva domande per mettere Dio alla prova, faceva delle domande perché voleva intendere. C'è una differenza tra il polemico e la persona che vuole capire. Il polemico è quello che fa delle domande solo per poter confrontare qualcuno. La persona che vuole capire, la persona sincera, fa domande per comprendere. Amen. E là continua e dice così: ti prego, ascoltami, io parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. In questo momento è Dio, io voglio fare domande solo per imparare. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma il mio occhio ti ha visto. Vedi, lui dice: il mio occhio ti ha visto. È la prima volta che noi troviamo Dio che si fa piccolo perché l'uomo lo possa vedere, un preannuncio di Cristo che si fa uomo perché i tuoi occhi lo possano vedere. Perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. E qua continua dicendo: quando ti vedo, Signore, io mi pento sulla polvere e sulla cenere e ti cerchi, i miei occhi ti contemplano. Una prospettiva messianica, ma è una prospettiva messianica che ci dice cose meravigliose, che anche per un solo giusto Dio farebbe la stessa cosa. Anche per una sola persona, il libro di Giobbe vuole far vedere al mondo che anche per un solo Giobbe, vedete che in tutta la terra, il diavolo dice: ho fatto un giro per tutta la terra, e Dio aveva una sola persona, neanche la famiglia di Giobbe, neanche, perché vedete, i figli di Giobbe facevano festa, dice il libro, e appena finivano la festa suo padre offriva un animale in sacrificio per ogni figlio, con la paura che magari avessero peccato. E Dio dice: in tutta la terra hai guardato Giobbe. Guarda Dio, che in tutta la terra può vedere una sola persona. Guarda, non importa se a scuola, all'università, dovunque. Dice: tutti sono contrari a Dio, ma se ci fosse una persona in quella scuola che ama Dio, per quella persona Dio potrebbe cambiare la tua scuola. Per te Dio potrebbe cambiare la tua azienda, per te Dio potrebbe cambiare la tua famiglia, per te Dio potrebbe cambiare qualsiasi cosa. Lui avrebbe mandato Gesù anche se fosse solo una persona sulla terra dicendo: Dio aiutami. Guarda la dimensione, e la dimensione ancora più grande è Dio che in mezzo a milioni di persone vedi il singolo. Può vedere te nella tua camera mentre preghi, può vedere quello che stai facendo, quello che stai dicendo. E io amo pensare che la fede di Giobbe ha attirato l'attenzione di Dio. Mi piacerebbe che potessimo vivere per attirare l'attenzione di Dio per il modo e per le nostre scelte. Amen. Che Dio guarda la terra, guarda Milano e dice: in via De Angeli 32, piano quarto B, c'è davvero una persona meravigliosa. Non è pazzesco un Dio che conosce chiunque, un Dio che conosce personalmente ognuno di noi? E noi sappiamo che la Bibbia dice che se fosse per un solo giusto, una sola persona, Dio non distruggerebbe la terra. Sapete che cosa credo? Che Gesù ancora non è tornato e l'ira di Dio non è caduta ancora sulle nazioni per le follie che noi diciamo e facciamo, perché ci siamo noi su questa terra. E finché ci siamo noi su questa terra, gli occhi di Dio e l'amore di Dio è ancora sulla terra. È per te che Dio sta tenendo in piedi, e per me ancora le nazioni, perché noi siamo qui
ed è anche per coloro che ancora non conoscono Gesù, ma stanno gridando nella loro casa, come Cornelio che non conosceva Gesù, ma era un uomo integro e giusto. E allora Dio ha fatto in modo di presentarsi a lui. Io credo che Dio farà in modo di andare a trovare, di aprire delle strade per trovare quelle persone che magari neanche sanno, forse sono nello spiritismo, sono nella pornografia, sono nella droga, ma stanno gridando verso Dio dicendo: se tu ci fossi. E Dio troverà un modo di raggiungere quelle persone, anche se non ci fosse nessuno che predica il Vangelo alla fine del mondo. Dio troverebbe un modo di incontrarlo, perché Dio è il Dio del singolo, non è solo il Dio del gruppo, è il Dio di ognuno di noi. Amen. Dio è la persona che è vicino a te. Dio ti ama in un modo personale. La storia di Sodoma e Gomorra in Genesi 18 dal 23 al 32, noi troviamo Dio che dice: questo popolo io lo distruggerò. E c'è Abramo, conosciamo la storia, viene proiettata dietro di me, e c'è Abramo che dice: Signore, forse ci sono 50 giusti. E qua lui inizia con questa parola che mi piace molto, guarda che dice così: Abramo gli si avvicinò e disse: farai dunque perire il giusto insieme all'empio? Qual è la risposta di Dio sottointesa? Dio dice sì o no? Ditemi. No. E lui dice: forse ci sono 50 giusti nella città, davvero farai perire anche quelli? Non perdonerai a quel luogo per amore di quei 50 giusti che vi sono? Qual è la risposta di Dio? Non me ne frega niente dei 50, 50 è troppo poco? Cosa dice? Se fosse per 50 io non distruggo quella città. E lui inizia a scendere. E se fosse 45, Dio dice anche per 45. E se fosse 30, anche per 30. E se fosse 35, anche per 35. E se fosse 20, anche per 20. Se fosse 25, e così via, finché lui dice: Dio, scusami, e se fossero 10 giusti? Lui dice: se ci fossero 10 giusti in una città, io non distruggerei la città per quei 10 giusti. Ma noi sappiamo che non c'erano neanche 10 giusti, perché Sodoma è stata distrutta. C'era solo Lot e la sua casa, e Dio ha preso Lot e la sua casa e li ha portati via prima della distruzione. Qua ci sono mille cose che possiamo vedere. Qua entra anche nella mia visione teologica del rapimento, che molti dicono: oh, ma noi rimaniamo sulla terra nella grande tribolazione. Io non credo, perché Dio non fa perire il giusto con l'ingiusto. Dio ha tolto dalla terra, ha tolto da Sodoma e Gomorra gli unici giusti che c'erano, per non farli perire insieme agli ingiusti. Dio ha creato un'arca per portare la gente fuori da un diluvio, per non far perire la casa di Noè, che era un giusto con tutti gli altri ingiusti. Dio fa differenza, sì. E anche se ci fosse una persona in casa tua, se Dio usa ancora misericordia con la tua famiglia, è perché ci sei tu che stai pregando. Magari dice: mio figlio è nella droga, mio marito bestemmia, mio cugino non vuole sapere di Dio. Ma ci sei tu in quella famiglia, e per amore di te Dio farà follie per portare la tua intera casa alla presenza di Dio. Credilo, credi che tu sei prezioso, tu sei preziosa per Gesù Cristo. Per un solo uomo c'era sulla terra, un solo uomo che era giusto. E Dio ha pensato e ha detto: Satana, ti voglio far vedere a tutto il mondo, quando leggeranno questo libro, che io non faccio una scommessa con te, ma ti faccio vedere che anche per un solo giusto questa terra tornerà ad essere mia. Io manderò il Redentore. Tanto è vero che Giobbe a un certo punto, quando sta soffrendo, lui dice quella frase famosa, dice così: ma io so che il mio Redentore vive, e lui verrà a salvarmi. Indipendentemente del caos che sto vivendo, io so che il mio Redentore vive. Amen. Quindi, indipendentemente da quello che vivi, da quello che vedi, arriveranno momenti dove noi guarderemo i giornali, guarderemo le scuole, guarderemo il nostro lavoro, guarderemo la società e diremo: non c'è nessuno qua che grida a Dio, ma ci sei tu. E se ci fosse uno in mezzo a tutti quei delinquenti lì che sta gridando a Dio, per quello noi dobbiamo predicare il Vangelo, per quello noi dobbiamo aprire la nostra bocca.
Ah, ma pastore, ho predicato alla mia intera scuola. Solo una persona si è convertita. Forse sei andato in quella scuola per quella persona. Perché il mio Dio, il Dio della Bibbia, dice che lui cambierebbe nazioni in cambio di una sola vita. Amen. Se non fossero sue, se qualcuno dicesse: guarda, ti do la Scozia, non lo so, ti do tutta la Gran Bretagna, più l'Europa, più il Giappone in cambio di Maria. Se non fossero, non appartenessero a Dio, la Bibbia dice che lui darebbe nazioni in cambio di te. Cioè lui baratterebbe nazioni intere per una sola persona. L'amore di Dio è enorme, è gigante. Tu devi credere in questo amore. Tu devi permettere all'amore di Dio di aiutarti. Ma ricordati che Dio, anche se è Dio, lui rispetta le stesse regole che ha creato lui. Perché Dio non ha detto a Satana: la terra è mia, punto e basta? Perché Dio aveva stabilito che l'uomo poteva governare la terra e l'uomo ha deciso di dare la sua autorità al diavolo. Allora Dio, da giusto giudice, gli ha permesso di avere autorità. E a un certo punto però ha mandato Gesù dicendo: Gesù, togli la sua autorità, perché lui fa solo danni, l'uomo non ha saputo scegliere. Riprendi in mano, quindi un uomo ha messo la terra nelle mani del diavolo e un altro uomo, Gesù Cristo, è venuto e ha tolto la sua autorità e ha rimesso nelle tue mani. Per questo Dio vuole che tu governi la terra. Noi non dobbiamo vivere da servi, da schiavi. Noi dobbiamo vivere come persone che stanno governando la terra, che cambiano la terra, che cambiano l'esistenza. La Bibbia dice: quello che legherai qua sarà legato in cielo. Che cosa sta dicendo? Legare, proibire, era un linguaggio giuridico. Stava dicendo: comanda, legifera sulla terra, figlio mio. Vuol dire che con la tua bocca tu puoi dire: io non accetto che a casa mia mio figlio sia nella droga, io non accetto che vicino a casa mia ci sia un sex shop. E inizia a pregare, a legiferare dicendo: io chiudo questo posto nel nome di Gesù e io apro la strada per la parola di Dio. Noi dobbiamo comprendere che questa grazia ci è stata messa nelle mani, e anche se ci fosse solo tu in un posto, quel posto può essere cambiato. Amen. La misericordia di Dio sulle nostre case, sulla nostra famiglia, sulla nostra nazione, è perché noi esistiamo e siamo stati giustificati in Cristo Gesù. Fight 2024, l'anno dell'autorità e del combattimento spirituale.